Nota per essere una delle saghe più longeve e vendute dell'intero panorama videoludico, Need for Speed sbarca come ogni anno sulla maggior parte delle piattaforme da gioco disponibili sul mercato, debuttando per l'occasione anche come titolo di lancio per le attesissime console next gen. Need for Speed Rivals non si discosta concettualmente dal filone di Hot Pursuit o di Most Wanted, tuttavia ne rappresenta una sorta di summa che spezza il confine tra single player e multiplayer, avvicinandosi di fatto all'esperienza di un MMO in salsa racing. Redview County è un posto davvero speciale per gli amanti delle quattro ruote, una mappa open world alla stregua di quelle apprezzate sin dall'indimenticabile Burnout Paradise. Anche in Rivals la mappa di gioco fungerà direttamente da hub per raggiungere uno qualsiasi dei molti eventi che comporranno la campagna single player. Il giocatore può passare da una parte all'altra della legge in qualunque momento nel menu principale della base, sia essa nascondiglio o centro operativo mobile della RCPD, e per portare a compimento le due campagne separate, suddivise in capitoli, dovrà superare una serie di specifiche sfide piuttosto classiche di difficoltà crescente. Dal testa a testa alle gare, passando per le modalità Interceptor, Hot Pursuit, corsa contro il tempo e tante altre. Il rovescio della medaglia nelle meccaniche peculiari di Rivals è rappresentato dal disequilibrio tra le due fazioni con cui è possibile gareggiare, ovvero il Dipartimento di Polizia di Redview County e i fuggitivi che si sfidano in gare clandestine per il primato e per la fama sulla rete. Il problema principale è rappresentato dal fatto che i racer, per incassare il bottino conquistato sulla strada, devono raggiungere a tutti i costi uno dei nascondigli sparsi per la mappa, prima di essere distrutti e veder sfumare ogni sforzo. I poliziotti, invece, non perderanno mai i loro speed points. Qualora nei server vi fossero troppi giocatori nei panni della polizia, il rischio è dunque quello di essere costantemente tartassati, anche se buona parte del divertimento scaturisce proprio dal riuscire a fuggire dai sin troppo solerti tutori della legge. Accumulando un numero sufficiente di speed points, i fuggitivi possono acquistare nuove auto, potenziamenti ed elementi di personalizzazione come livree ed adesivi, mentre i poliziotti, salendo di livello, verranno dotati automaticamente di nuove vetture, da equipaggiare con le migliori tecnologie. L'aspetto più interessante della progressione è rappresentato in ogni caso dalle speed list, che il giocatore può cambiare a piacimento in base al proprio stile di guida, preferendo ad esempio essere premiato per la guida pulita, per le vittorie nelle competizioni o magari per il numero di avversari eliminati coi classici takedown. Nel complesso, Rivals propone modalità tradizionali per la serie, che tuttavia acquistano nuova linfa vitale grazie alla dinamicità di All Drive, che abbatte ogni barriera tra singole multiplayer, mettendoci costantemente a contatto con altri giocatori umani. Una vera e propria conquista in termini di divertimento e coinvolgimento, che apre tuttavia il fianco ad una certa macchinosità nell'organizzare sfide solamente coi propri amici. L'infrastruttura sostiene in ogni caso alla grande l'intera esperienza, catapultandoci in un continuum di emozionanti eventi dinamici e situazioni inaspettate, determinate dalla volontà dei giocatori presenti sui server. Dal punto di vista del gameplay ci troviamo innanzi al classico arcade velocissimo e frenetico, dove l'handling delle vetture è votato al drifting e le velleità simulative si riducono ad alcune limitate differenze tra le varie classi, laddove forza, resistenza, velocità di punta e accelerazione ne rappresentano i requisiti principali. Il volante in questo caso è un accessorio del tutto superfluo e per godere appieno della sua facente gameplay di Rivals il joypad è la periferica da preferire. Need for Speed Rivals fa sfoggio del potentissimo motore Frostbite 3, che mostra anche qui tutte le sue peculiarità. La mole poligonale del titolo Ghost Games è infatti impressionante e viene costantemente impreziosita da effetti di luce e particellari avvolgenti. Eccezionale è la resa delle vetture, i cui modelli, per cura nei dettagli, sono del tutto assimilabili a quelli presenti in top title del genere come Forza Motorsport e Gran Turismo. La mappa, di dimensioni generose ma non eccezionali, oltre alla buona varietà di location è ricchissima di dettagli in movimento, che sottolineano l'eccezionale design di Need for Speed Rivals e che lasciano a bocca aperta il giocatore in diverse circostanze. Purtroppo però le meraviglie tecniche di Rivals hanno le ali tarpate, a causa della scelta di bloccare il frame rate a 30 frame per secondo. A livello sonoro, come da tradizione, risultano ottime sia la resa dei motori che quella delle campionature dei vari effetti sonori, profonde, incisive e dotate di grande tridimensionalità. Ultimo capitolo di una saga capace di trasformarsi, anche radicalmente nel corso della sua lunghissima storia, Need for Speed Rivals centra l'obiettivo di ogni racing game puramente arcade, coinvolgere e divertire. Il successo dell'opera prima di Ghost Games è da ricondurre principalmente all'infrastruttura dinamica online denominata All Drive, che racchiude ed esalta tutte le caratteristiche vincenti degli ultimi capitoli della saga. Il possibile disequilibrio tra le due fazioni presenti e l'organizzazione macchinosa delle gare multiplayer con più giocatori rappresentano gli unici reali difetti del gioco, che pur proponendo modalità abbastanza classiche, è in continua evoluzione grazie al confine tra single player e multiplayer, finalmente spezzato con eleganza.
L'acquisto è dunque caldamente consigliato sia agli amanti degli ultimi capitoli della saga che a tutti gli appassionati di Racing Game Arcade in cerca di un'esperienza frenetica e divertente.